Questa sera parliamo di un tema molto importante e anche pesante sotto certi aspetti, ma necessario. Parleremo cioè di corruzione e di mafia e parleremo di come e quanto i criminali colletti bianchi si arricchiscono a spese della collettività. Lo facciamo con due ospiti illustri che vi presento subito. Alla mia destra c'è il professor Alberto Vannucci, che è docente di scienza della politica all'Università di Pisa. Come lui dice, sovente suo malgrado da 20 anni si occupa di corruzione ed è considerato uno dei più importanti studiosi a livello italiano e non solo di questo fenomeno. È Alberto Vannucci anche direttore del primo master dedicato all'analisi, allo studio, alla prevenzione e contrasto di criminalità organizzata e corruzione che tra qualche settimana partirà all'Università di Pisa. Collabora ad un progetto importante che è il progetto Integrità della Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione, editorialista del quotidiano del Tirreno e devo dire che è anche autore di diversi articoli su riviste specializzate e anche di libri. Uno ve lo raccomando in maniera particolare, si intitola Mani impunite, vecchia e nuova corruzione in Italia, pubblicato da La Terza. Alla mia sinistra invece c'è il dottor Pier Giorgio Morosini, giudice dell'udienza preliminare a Palermo, registrato dal 1992. Pier Giorgio Morosini si è occupato di processi molto importanti, uno di questi, che magari avete sentito, è il processo Gotha, che poi è diventato anche un libro, titolato Il Gotha di Cosa Nostra, pubblicato nel 2009 dalla casa editrice Rubettino. E nel suo lavoro, nelle inchieste che ha portato avanti, si è imbattuto nei vertici dell'organizzazione Cosa Nostra e anche in tutto ciò che gravita attorno a questa organizzazione. Prima di iniziare, brevemente alcuni dati, visto che parliamo di costi economici e sociali, poi lascerò a voi naturalmente approfondire il tutto. Partiamo dalle mafie. C'è un dato della Direzione Nazionale Antimafia, l'ultima relazione annuale pubblicata, che stima il fatturato delle 4 mafie italiane, cioè di Cosa Nostra siciliana, la Camorra campana, la 'Ndrangheta calabrese, la Sacra Coronomita, in circa 170 miliardi di euro. E qualcuno ha scritto in maniera autorevole che se prendiamo in considerazione questi dati, oggi possiamo dire che la mafia, intesa nelle sue 4 componenti principali, può essere considerata la prima azienda italiana per numero di fatturati e tra le prime per numero di addetti e di dipendenti anche dell'indotto, per usare un linguaggio aziendalista. Poi passiamo alla corruzione. C'è un dato della Corte dei Conti che il Presidente della Corte dei Conti, l'inaugurazione dell'anno giudiziario qualche mese fa, ha dichiarato che la corruzione in Italia è stimata avere un costo di circa 60 miliardi di euro all'anno. Questo significa che su ogni italiano grava un costo di 1000 euro circa. Allora, questi sono dati importanti che abbiamo ritenuto opportuno ogni incontro rimarcare, visto che viviamo un periodo di crisi dove si dice che le risorse mancano e quindi bisogna tagliare. Ma questi sono dei costi economici, diciamo così. Credo che, anzi sono certo che Alberto Vannucci e Giorgio Morosini ci parleranno anche di altri tipi di costi che implica la presenza in un paese e in particolar modo in alcune zone di esso di corruzione e di mafia. Diciamo che potremmo dire che dove ci sono mafia e corruzione non si può parlare di diritti di libertà, non c'è uguaglianza, non c'è spazio per la meritocrazia, lo dico per i ragazzi più giovani. Dove c'è mafia e corruzione non c'è spazio per la meritocrazia, lo spazio se lo trovano i più furbi, quelli che sono disposti a essere servi anziché cittadini. E dove ci sono mafia e corruzione, i cittadini onesti pagano più tasse e hanno meno servizi. Allora, la prima domanda che rivolgo a voi, ma anche a tutti voi, a tutti noi, è: ma quanto noi cittadini siamo coscienti di questi costi economici e sociali che implicano corruzione e mafia? Sulla lotta alle mafie vorrei dare solo un dato che è dell'Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati ed è aggiornato al 1 novembre 2010.
L'agenzia dice che a quel giorno, del 2010, primo novembre, noi abbiamo sottratto definitivamente alle organizzazioni criminali 9.787 beni immobili, tra cui 22 sono nella provincia di Verona, si parla di case, terreni, palazzi e quant'altro, e 1.365 aziende. Bene, l'ultimo bollettino del governo che ho consultato per preparare questo piccolo intervento dice che abbiamo finora sottratto alle organizzazioni mafiose beni per un valore complessivo di 18 miliardi di euro. Ecco, allora voi provate a fare questo raffronto: 180 miliardi fatturato, abbiamo preso stimato il 10%, sì e no, di queste immense ricchezze. Ma poi c'è la Corte dei Conti che ci dice che tra il 2008 e il 2009 il 52% dei beni sottratti alla criminalità organizzata sono inutilizzati, restano fermi. E in più la Corte dei Conti ci dice che tra il 2007 e il 2009 le confische sono crollate. Per confisca si intende il prendere definitivamente un bene che un mafioso si è comprato attraverso del denaro maturato nel compiere delitti. E, ecco, ci dice la Corte dei Conti, queste confische, queste sottrazioni di proprietà definitive sono calate del 48%, passando da 11 a 5,7 milioni. Allora, alla domanda la giorno per Giorgio Morosini, se poi partirà Alberto Vannucci, questa, ma ci può aiutare a capire allora cos'è la mafia? Con questi dati la mafia non è soltanto crimine, è anche impresa. E se questi sono i risultati, cioè che noi prendiamo poco, di quel che prendiamo non riusciamo magari poi a utilizzarlo tutto, allora questo è perché mancano delle risorse, mancano dei mezzi, ci sono delle leggi che non funzionano e quindi andrebbero migliorate, delle leggi che mancano e andrebbero fatte. Per quanto riguarda invece la corruzione, professor Vannucci, vorrei chiedere questo: se noi prendiamo alcuni parametri di riferimento, quelli principali, quelli di Transparency International, questa importante organizzazione non governativa che ogni anno fa un rapporto ed elabora un indice di percezione della corruzione, e quest'anno ci colloca al 63° posto tra i paesi del mondo, il peggior risultato degli ultimi 10 anni. Quindi la percezione è che la corruzione in Italia è diffusa. Poi c'è un altro dato che Vannucci ha scritto in tantissimi articoli, che è di un altro organismo importante, è l'Eurobarometro dell'Unione Europea. L'Eurobarometro fa un sondaggio e dice ai cittadini di tutti i paesi dell'Unione Europea: nell'ultimo anno siete stati o meno oggetto di corruzione? Cioè, qualcuno vi ha chiesto di fare delle cose in una situazione da definirsi come corruzione? Bene, il 9% è la media europea di quelli che hanno risposto sì, ci è successo. In Italia questo risultato balza al 17%. Cioè siamo esattamente il doppio delle persone che si dichiarano essere state oggetto di una proposta o di essere state coinvolte in un episodio di corruzione. Questi sono il loro barometro e Transparency, che poi sono dati che finiscono anche nei dossier delle banche d'affari, a cui i grandi imprenditori si rivolgono per dire: apriamo un'azienda in Italia o meno, per esempio. Quindi li cito per questa ragione, ma non solo. Ecco, se però dopo andiamo a vedere i dati giudiziari, abbiamo completamente un altro scenario. Allora, vi dico in maniera molto sintetica, nel 1997 una procura di Milano, che oggi a Lombardia rimane ancora un centro importante purtroppo per questo tipo di reati, c'erano circa 1500 condanne per corruzione. Nei primi 9 mesi del 2010 sono 14 le condanne per corruzione. C'è un altro dato: ci sono dei cosiddetti reati funzionali alla corruzione, tipo il falso in bilancio, no? Per cui delle aziende falsificano i bilanci per creare delle provviste in nero con cui poi oliare semplici meccanismi. Ecco, nel 2001 in Italia noi abbiamo avuto 419 condanne per falso in bilancio, nel 2008 sono state 69. Ma di queste 69, 57 sono state sanzionate come contravvenzione. Cioè, in poche parole, uno magari ha falsificato il bilancio, ha creato dei fondi neri, ha pagato, e alla fine la sua sanzione è stata pagare un qualche cosa dello Stato per quello che ha compiuto.
Allora anche il professor Bannucci dico, ma di fronte a questo, a questi scenari, che lettura possiamo dare? Effettivamente la corruzione nel nostro paese, sta ai dati giudiziari, è ridotta, oppure dobbiamo dare credito a Trasparency e al barometro che ci dicono che invece la direzione va in tutt'altra strada? Grazie. Buonasera a tutti, ringrazio dell'invito che accolto naturalmente con molto piacere. Credo che sia importante una riflessione pubblica su questi temi e sia importante in particolare quel che riguarda, stasera parliamo di cose di legalità, questo legame perverso che nel nostro paese sussiste tra la corruzione e il crimine organizzato. C'è un fardello che grava sul nostro paese, un fardello di questa illegalità diffusa che assume molteplici forme, noi stasera ne affronteremo in particolare due, ma che appunto, specie nel caso della corruzione e anche sicuramente nel crimine organizzato, è particolarmente insidiosa perché è meno visibile, come un fenomeno carsico che si sviluppa appunto in modo sotterraneo e non è direttamente e immediatamente percepibile. Mi permetto solo alla ottima introduzione veramente di Pierpaolo Romani di aggiungere una piccola correzione. Purtroppo l'Italia non è 63esima, ho controllato, ma siamo 69esimi nella classifica, quindi è stato un po' ottimista da questo punto di vista. Credo che se ci poniamo il problema di quale sia il costo della corruzione, c'è una domanda preliminare alla quale dovremmo cercare di rispondere, ed è: quanta corruzione c'è in Italia? Perché se arriviamo ad una conclusione ottimistica che la corruzione in fondo non è questo grande problema del nostro paese, ed è una tesi assolutamente rispettabile, peraltro corroborata anche da alcune autorevoli fonti, mi ricordo che c'è un rapporto del Servizio Anticorruzione e Trasparenza, che è l'organo cui in Italia è istituzionalmente delegato all'azione di contrasto alla corruzione, ecco, in questo rapporto si spendono numerose pagine per cercare di dimostrare la tesi assolutamente legittima che in Italia si è fatto molto nella lotta alla corruzione e che il fenomeno in qualche modo è in via di rassorbimento, perché, dato che giustamente citava anche Pierpaolo nella sua introduzione, ad esempio noi osserviamo che ci sono meno condanne, che le condanne e non solo quelle, anche i procedimenti penali, le denunce, le persone coinvolte in indagini, secondo le statistiche ufficiali dell'Istat, da diversi anni stanno decrescendo, e questo ci induce a un certo tipo. Poi se andiamo a vedere quei dati, come dire, così a tinte fosche come quelli di Transparency International, sì, ma se li andiamo a esaminare meglio poi scopriamo che in fondo l'Italia sì, è peggiorata, ma perché questi non riflettono la realtà del fenomeno. Si chiama Corruption Perception Index perché è un indice che è basato sulle percezioni. Quindi è un tentativo che questa organizzazione internazionale, appunto Transparency International, ha cercato di fare utilizzando appunto incrociando tra i loro dati che vengono da tutta una serie di indagini fatte da organizzazioni internazionali indipendenti, per cercare di stimare la quantità di corruzione non praticata ma percepita, cioè la sensazione di osservatori privilegiati riguardo alla diffusione del fenomeno. Questo indicatore che ci vede, come dire, in una posizione, poi ci torniamo più avanti, una posizione abbastanza di fondo, siamo quart'ultimi in Europa, in fondo riflette le percezioni sono una cosa, la realtà è un'altra. Se noi vogliamo stimare il costo della corruzione, allora dobbiamo cercare di rapportarlo alla dimensione del fenomeno. Se il fenomeno è molto diffuso, anche i costi saranno molto alti. Se invece il fenomeno è in via di riassorbimento, si sta riducendo, allora possiamo avere, come dire, una prognosi relativamente ottimistica riguardo anche ai costi della corruzione. C'è questo dato che ci permette di dare una risposta semplice, immediata, diretta. Perché i numeri aiutano a questo, ci aiutano a quantificare. Questo dato ha una fonte ufficiale, la Corte dei Conti, il Procuratore Generale, l'ha già citato Pierpaolo, 50-60 miliardi di euro annui, che aggiunge il Procuratore Generale della Corte dei Conti, rappresentano una tassa immorale occulta che grava sulle tasche dei cittadini, nella misura appunto di 1.000 euro l'anno pro capite. Quindi la corruzione, per usare questa forma orribile, mette le mani in tasca ai cittadini per 1.000 euro l'anno. Però questa è una quantificazione che, come dire, ferma restando l'autorevolezza della sua fonte, non ha alla radice
lavoro di analisi chiaro, evidente, non è evidente la metodologia con cui si è arrivata a quantificare in questi termini il costo della corruzione. Io avrei altri indicatori del costo della corruzione in Italia, anche questi misurano i costi della corruzione, ne dico due. La crescita del prodotto interno lordo pro capite nell'ultimo decennio, sulla base di dati ufficiali del Fondo Monetario Internazionale, in una classifica di 180 paesi, nel decennio, quindi, che va dal 2000 al 2010, quindi negli ultimi 10 anni, in questa classifica di 180 paesi, l'Italia è a 179esima. Peggio di noi ha fatto soltanto Haiti, che è andata indietro. L'Italia è cresciuta del 2,43%, l'economia italiana, proprio in termini, è cresciuta del 2,43% nell'ultimo decennio. E questo è un costo della corruzione? È probabile, come vedremo, è probabile. Un altro costo della corruzione, il debito pubblico. Qui non darò il dato più recente, che pure è agghiacciante, perché secondo le stime nel 2010 avremo intorno al 120% del prodotto interno lordo come debito pubblico. Non do la cifra assoluta perché ormai si ragiona in termini talmente alti che diventano quasi entità astratte. Vi dico un decennio. L'evoluzione del debito pubblico in Italia è un decennio cruciale per la nostra storia, perché riguarda anche la storia della corruzione. Negli anni Ottanta, quelli che erano stati chiamati gli anni della Milano da bere, no? Che poi, come si è scoperto nel 1992, era anche una Milano da mangiare, cioè c'era anche della sostanza. Ecco, in quegli anni il debito pubblico, che nel 1980 era pari al 56% del prodotto interno lordo, è praticamente raddoppiato, arrivando al 94% e continuando a crescere fino a toccare il suo massimo storico nel 1994, quando ha raggiunto il 122%. Poi, con faticosissime operazioni di risanamento dei conti, si è riusciti a far discendere un po' questa cifra, che adesso, come avete sentito, sta tornando più o meno ai suoi livelli massimi, storicamente massimi. Il debito pubblico è collegato alla presenza di corruzione? Sicuramente sì. Ci sono diversi studi che ci mostrano che c'è una correlazione molto forte tra le dinamiche del debito pubblico, di crescita del debito pubblico, e i livelli di diffusione del fenomeno. E allora, forse, se vogliamo dare una risposta alla domanda quali siano i costi della corruzione, possiamo provare a farlo, sì, però questo ci richiede un percorso un po' più lungo e accidentato di quello che ci è permesso dalla quantificazione immediata diretta, 60 miliardi di euro, se vi va bene questa è la somma. No, proviamo a calcolare una dimensione che non è soltanto quella economica, questo costo. Il problema è che dobbiamo cercare di quantificare la sua reale diffusione. Un paio di mesi fa mi sono trovato un convegno in cui il titolo alla Cattolica di Milano era "La realtà mirabilmente oscura della corruzione", e il titolo era preso a prestito da un verso dantesco, mirabilmente oscuro, dove mirabilmente oscura erano queste specie di palude di pesce dove, secondo Dante, venivano collocati coloro, pubblici ufficiali, che vendevano la loro funzione a chi li pagava, ai corrotti. È una realtà mirabilmente oscura, della quale appunto nella quale è difficile penetrare. A differenza di altri reati per i quali c'è una vittima che, come dire, è ben consapevole del fatto che c'è stata una violazione della legge e ha tutto l'interesse a denunciarla, un'aggressione, una rapina, nel caso della corruzione le vittime non ci sono, o perlomeno non sono evidenti. In termini criminologici è quello che somiglia molto a quello che viene chiamato un crimine senza vittime, perché in realtà, lo vedremo meglio, le vittime ci sono, però non ne sono consapevoli. Una vittima inconsapevole non denuncia, non insorge, non protesta. Questa è la realtà della corruzione. Non c'è un interesse da parte di alcuno dei soggetti che a qualsiasi titolo siano coinvolti in questi cerchi della corruzione a denunciare. E allora arriviamo a capire meglio qual è la natura, la realtà profonda della corruzione. La corruzione, se guardiamo bene, al di là delle innumerevoli, troppe fattispecie giuridiche con le quali si prova a definirla, in fondo si traduce in un accordo, in un patto, in uno scambio tra una ristretta cerchia di soggetti, al limite solo due, il corrotto e il corruttore, per appropriarsi di beni, di risorse che non sono soltanto risorse economiche,
sono anche risorse di legittimazione politica, sono anche risorse di identità che appartengono all'intera popolazione, alla cittadinanza, che è la vittima di questo tipo di attività. Se questa è la natura della corruzione, noi non possiamo affidarci alle statistiche ufficiali per stimare quella che è la reale dimensione del fenomeno, perché i due dati vanno ognuno per conto loro. Noi osserviamo una riduzione delle denunce, è vero, questo accade dal 1995, quando si è raggiunto in Italia il picco storico, quasi 3.000 persone denunciate per reati di corruzione, quello è il picco storico in Italia. Da allora c'è una costante decrescita con qualche piccolo ondeggiamento, fino ad arrivare ai risultati degli ultimi anni, che sono tra i minimi storici, poco più di 200 persone denunciate alle forze di polizia nel 2009. Questo dato ci dice che la corruzione sta decrescendo, o ci dice al contrario che le reti della corruzione sono diventate più robuste, che la corruzione si è fatta sempre più impermeabile all'azione di contrasto giudiziario? Quale delle due realtà è? Ci sono alcuni indicatori che ci inducono, mi dispiace dirlo, a un moderato pessimismo. Il primo indicatore è quello che citava già Pierpaolo: se noi non possiamo utilizzare le statistiche ufficiali, che peraltro nel caso italiano ci dicono che il fenomeno emerge in misura sempre minore, è come la punta di un iceberg che noi vediamo emergere dal mare, la corruzione denunciata. Il problema è capire qual è la dimensione della parte sommersa dell'iceberg, la corruzione che viene praticata con successo all'interno di queste cerchie, di queste, chiamiamole cricche, per usare un termine che è diventato di moda recentemente. Come possiamo stimare la dimensione della parte sommersa dell'iceberg? Utilizzando degli indicatori indiretti. E l'indicatore internazionalmente più utilizzato per stimare la diffusione della corruzione è quello che si citava prima, Transparency International. Secondo questo indicatore, l'Italia nel 2010 ottiene il punteggio più basso di sempre. Qui la linea di tendenza è chiara, netta. La corruzione in Italia, secondo la percezione degli osservatori internazionali, sta aumentando costantemente dal 1998, che è il primo anno in cui si è fatto per la prima volta questo tipo di rilevazione. Siamo al livello più basso, siamo 69esimi nel mondo, eravamo 41esimi appena 4 anni fa. E per quel che vale la comparazione internazionale, oggi, cioè nel 2010, l'Italia è considerata nel mondo un paese nel quale il ricorso alla corruzione, quindi la corruzione nel settore pubblico, è più diffusa rispetto a paesi come Arabia Saudita, Turchia, Namibia, Ruanda, Malesia, Ghana, Tunisia. Ora, non so se avete seguito le cronache recenti, ma tra i cittadini in piazza che protestavano per cacciare il dittatore tunisino Ben Ali, uno dei temi ricorrenti è che questa protesta ha oggetto l'intollerabile fardello della corruzione di quel regime sulla popolazione. Che vi fosse corruzione è indirettamente dimostrato dal fatto che la moglie del dittatore, come ultimo atto, uno degli ultimi atti prima di imbarcarsi nell'aereo che la portava in esilio, pare che si sia caricato innumerevoli lingotti d'oro per portare all'estero. In quel paese la corruzione è stato l'elemento scatenante di una denuncia, una crisi del regime. L'Italia attualmente è considerata a livello internazionale più corrotta della Tunisia. Primo dato, queste percezioni sono attendibili, ci dicono qualcosa di realistico sulla diffusione effettiva del fenomeno, oppure riflettono soltanto degli stereotipi, dei pregiudizi di questi osservatori, che peraltro sono soprattutto osservatori internazionali sulla corruzione. Qui ci soccorre un altro dato che anch'esso citato da Pierpaolo, non in modo sistematico e regolare come viene fatto da Transparency International, ma altri organismi sporadicamente misurano la pratica effettiva della corruzione facendo dei sondaggi di opinione. Quello che citava prima, fonte credo autorevole, Eurobarometer, sarebbe l'ente statistico ufficiale dell'Unione Europea, una ricerca del 2009, la domanda era: negli ultimi 12 mesi qualcuno vi ha chiesto o offerto una tangente? I dati che ho già citato di Pierpaolo,
9% la media europea, 17% la media italiana, di risposte affermative. Ora, questo dato è estremamente preoccupante per almeno due motivi. Il primo è che, ovviamente, trattandosi di una domanda che viene rivolta all'intera popolazione, questo 17% ha sperimentato sulla propria pelle l'esperienza di una corruzione che è una corruzione quotidiana, capillare, diffusa a livello di pratiche amministrative correnti. Non è la grande corruzione dei mega appalti, per capirci, perché quella riguarda naturalmente una cerchia molto ristretta di soggetti. Come dire, è la corruzione sistemica, la corruzione diffusa, la corruzione che si fa costume corrente. E se la vogliamo tradurre in termini quantitativi, vuol dire che nell'ultimo anno, nel 2010, all'incirca 3-4 milioni di nostri cittadini sono stati coinvolti come protagonisti nella pratica concreta della corruzione. Il che rende quelle 200 denunce un dato inquietante, perché voi capite, se qualche milione di cittadini ha conosciuto la pratica della corruzione, e le denunce, le persone denunciate per questi reati sono 200, direi che questo dimostra che le possibilità di farla franca e il senso di impunità che circonda questa pratica naturalmente tende ad essere molto alto. La seconda ragione per cui ci deve preoccupare: questo indicatore di Transparency International misura le percezioni, ma se noi confrontiamo la classifica delle percezioni con la classifica della pratica effettiva, cioè quella misurata da questo indicatore, noi vediamo che c'è una sovrapposizione praticamente perfetta. Tutti i paesi per i quali c'è una percezione di una corruzione marginale, i paesi scandinavi in particolare, sono anche i paesi nei quali la percentuale di cittadini che è conosciuta la corruzione è 1%, 2%. I paesi nei quali la percezione di una corruzione si fa rampante più alta sono i paesi che significativamente, secondo l'Eurobarometro, hanno percentuali 15, come l'Italia 17, e pochissimi altri, sempre gli stessi, Grecia, Bulgaria, Romania, come l'Italia, un poco di più. Quindi, chi misura la percezione, purtroppo, ha un indicatore attendibile dell'effettiva diffusione del fenomeno. Se questa è la realtà della corruzione, quindi, la realtà di un fenomeno che, se vogliamo continuare con la metafora dell'iceberg, ha visto diminuire sempre più la parte visibile, le denunce, e ha visto aumentare, crescere la parte sommersa, quella invisibile, quella che, se vogliamo continuare a usare questa metafora, rischia di diventare l'iceberg in cui si fa infrangere come un Titanic il nostro paese, e a giudicare degli indicatori che citavo prima del debito pubblico e della crescita del prodotto interno lordo, questo rischio effettivamente c'è. Quello che ci possiamo chiedere è, a questo punto, e veniamo direttamente al tema di questo incontro, ma quali sono i costi della corruzione? Ma siamo sicuri che la corruzione, se in fondo nessuno la denuncia, e se in fondo siamo ancora nel G8, cioè una delle più grandi potenze di questo paese, pur avendo questi livelli elevati di corruzione, siamo proprio sicuri che sia poi questo gran male che provochi veramente tutti questi problemi? Qui occorre, come dire, rispolverare un po' di analisi, un po' di studi che purtroppo sembrano confermare come vi sia una correlazione molto forte tra la diffusione di corruzione e tutta una serie di dinamiche che a livello economico, ma anche a livello politico e a livello sociale, producono una serie di ricadute estremamente negative sui paesi, sulle popolazioni che vi sono coinvolte. Citavo prima il dato quantitativo, no, 50-60 miliardi di euro il costo annuo della corruzione stimato dalla Corte. Se vogliamo restare su questo dato quantitativo, c'è qualche altro elemento di riflessione che possiamo introdurre. Il costo degli appalti. Qui abbiamo una serie di stime che sono state fatte confrontando i costi delle opere pubbliche prima di Tangentopoli, subito prima del 1992, e delle stesse opere pubbliche per costo di realizzazione immediatamente dopo l'emergere delle inchieste giudiziarie, che presumibilmente, almeno in una prima fase, avevano fatto emergere una qualche preoccupazione nei soggetti coinvolti, quindi possiamo considerare come una stima del costo dell'appalto pulito, senza tangente. Allora, la riduzione del costo degli appalti
nei primi anni post Tangentopoli è nell'ordine del 40-50% del valore dell'appalto. Quindi l'extra costo che grava sui bilanci pubblici della corruzione è intorno al 40-50% del costo di tutti gli investimenti infrastrutturali, acquisti, forniture, attività di contrattazione pubblica che vengono realizzate nel nostro paese. Questo è l'extra costo della corruzione. Beh, del resto in Italia avremo tanti problemi, ma possiamo anche vantarci di qualche piccolo record. Non so se sapete che in Italia abbiamo una realizzazione, un'opera pubblica che è entrata nel Guinness dei primati come l'albergo dal più alto costo di realizzazione per metro quadro del mondo, ancor più costoso nella sua realizzazione del mitico, credo siano 8 stelle del Dubai, che fino ad allora aveva detto questo albergo. E questo albergo però non ha gli stessi standard di lusso delle 8 stelle del Dubai, perché è l'albergo della Maddalena, quello realizzato per gli appalti con procedure emergenziali. La realizzazione di quell'albergo è costata 73 miliardi, con un incremento ulteriore rispetto alla somma iniziale stanziata, ovviamente senza alcuna gara. Naturalmente stiamo parlando di una vicenda giudiziaria ancora in corso, quindi noi non sappiamo con certezza se vi sia dietro, sottostante, un'attività di corruzione, però come dire, gli elementi indiziari portano a sospettare quantomeno una qualche correlazione tra questo costo, diciamo, piuttosto elevato, secondo gli standard internazionali, e il rischio corruzione sottostante. Quindi c'è questo elemento costo economico che, come dire, comporta una limitazione del costo di realizzazione delle opere pubbliche, ma si potrebbe dire che quello che paghiamo in più ancora non ci dice tutto, perché in realtà dobbiamo aggiungere a questo costo anche quello che è il prezzo che i cittadini pagano per tutte le opere pubbliche che vengono realizzate senza che vi sia alcuna reale esigenza collettiva, alcun bisogno sociale da soddisfare, perché quello che dimostra cronache di corruzione, quello che dimostra l'analisi degli atti delle vicende di corruzione, è che quando la corruzione supera una certa soglia di diffusione, diventa, come si suol dire, sistemica, di fatto le tangenti non sono più la conseguenza del fatto che si è bandita una gara d'appalto, non sono l'effetto, la conseguenza, diventano la causa. Il fatto che si sa che saranno pagate tangenti diventa la determinante che orienta e indirizza i flussi di spesa pubblica, per cui si decide di spendere solo perché si sa che da quella spesa si ricaveranno degli extra profitti. E quindi le realizzazioni che fine fanno? Noi siamo un paese un po' così, finiscono su Striscia la Notizia, perché da noi le denunce si preferisce fare la televisione piuttosto che la magistratura, e quindi questi ospedali costruiti che rimangono lì a deteriorarsi nel corso del tempo e degradarsi sono, temo, o questi esempi meravigliosi di realizzazione di ponti che non si incontrano perché si è calcolato male evidentemente l'angolo di curvatura, per cui tutti questi esempi di opere pubbliche, questi costi che quindi non sono un extra costo rispetto al valore dell'appalto, ma sono interamente un costo in più sui bilanci pubblici, le opere inutili, le opere realizzate male, le opere realizzate in tempi eccessivi, anche questi sono costi. Chiedo scusa, non ho preso. Dammi. Ok, segniamo il tempo perché ho. Ci sono altri costi. Se la corruzione da un lato scava, per così dire, delle voragini nei bilanci pubblici, dobbiamo considerare anche altre dimensioni. Una di queste dimensioni è la dimensione politica. Si potrebbe dire che la corruzione produce non soltanto un aggravio sui bilanci dello Stato, ma produce anche quello che potremmo definire un deficit di democrazia. E questo per innumerevoli ragioni, perché la corruzione, per definizione, è un fenomeno che non può che realizzarsi in un contesto opaco, non trasparente. E uno dei principi fondamentali della democrazia è che il potere deve essere esercitato in pubblico, ma chi è corrotto non può esercitarlo in pubblico, perché l'atto di corruzione è un atto illegale e soprattutto perché le conseguenze dell'atto corrotto sono disastrose per la collettività e quindi devono essere il più possibile tenute occulte, mistificate. Di qui la natura mistificatoria appunto del potere corrotto. Non solo, il principio di uguaglianza
Dietro ogni atto di corruzione c'è l'accesso privilegiato alle risorse dello Stato che viene garantita da alcuni soggetti ad esclusione di altri. E i criteri sulla base dei quali questi benefici, questi profitti non dovuti sono assegnati, sono naturalmente criteri che guardano a un puro ragionamento di mercato. Chi offre di più? Dov'è l'uguaglianza? Dov'è l'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge dopo un meccanismo di questo tipo? Non può essere, naturalmente. Non siamo uguali davanti alla legge, i corruttori sono più uguali degli altri. Ancora, l'elemento fondamentale della democrazia è un elemento di natura procedurale. Si ha democrazia quando la competizione elettorale si realizza in modo libero, equo, con un'apertura nei confronti di possibili concorrenti che competono tra di loro per il voto popolare in modo, appunto, con un meccanismo imparziale del mercato politico. Nel momento in cui si realizza un flusso addizionale di risorse, le tangenti, che va selettivamente ai soggetti più corrotti, quindi che sono stati selezionati non sulla base della loro capacità di realizzare i bisogni collettivi, ma in base alla loro abilità nell'inserirsi appunto nei gangli decisionali dove si raccolgono più tangenti. Doveva finire il meccanismo, diciamo, base fondamentale, la competizione democratica? Doveva finire. Inevitabilmente viene falsata, distorta, perché i soggetti corrotti dispongono di risorse addizionali da reinvestire nella loro attività politica. E con queste risorse addizionali possono fare fondamentalmente due cose: possono pagarsi campagne elettorali più costose o possono comprarsi le tessere dei partiti. In entrambi i casi che cosa ottengono? Ottengono il potere quando all'interno del partito si decide la posizione in lista o si decide a chi assegnare certi incarichi, di avere più voce in capitolo, di avere il potere di influenzare quelle decisioni, e quindi il denaro delle tangenti crea più potere politico che a sua volta si traduce nella capacità di andare a occupare quei ruoli di potere politico che permettono di raccogliere ancora più tangenti. E allora vedete che diventa una sorta di circolo vizioso: denaro, potere, denaro. E alla fine, appunto, con un meccanismo di quello che gli economisti chiamano di selezione avversa, a essere premiati in un contesto ad alta densità di corruzione non sono i politici migliori, fra virgolette, migliori non per il loro orientamento politico ovviamente, ma per la loro capacità di farsi interprete dei bisogni collettivi e di tradurle in scelte pubbliche. A essere premiati in un contesto ad alta densità di corruzione sono i soggetti che sono più abili a inserirsi in queste reti, sono più spregiudicati, sono disonesti. La stessa cosa si realizza in modo assolutamente speculare all'interno del sistema delle imprese, perché in un contesto ad alta densità di corruzione, anche in quel caso, come tra i politici, ricordo la testimonianza di uno dei pochi processati e condannati nella fase iniziale di Mani Pulite, poi le inchieste sono state molto più lunghe, ma proprio un giorno in procura, mi ricordo, questo era un assesso lucro di serie B del Comune di Milano, credo sia stato il primo condannato di Mani Pulite, lui, il quale dichiarò testualmente: ma perché ve la prendete con me? Sì, io prendevo le tangenti come le prendevano tutti i miei compagni di partito, e non solo, anche quelli degli altri partiti. Ma vi rendete conto che io avevo la delega alle attività cimiteriali? Io non ho fatto carriera. E sapete perché non ho fatto carriera? Perché nel mio partito mi consideravano un cretino perché incapace di rubare, e quindi mi hanno tenuto in mancia. Questo è il criterio di selezione della classe politica. Nel mondo delle imprese purtroppo le cose non cambiano. Io ho trovato, è un'intercettazione, però non citerò la fonte, quindi si può fare, non è tra l'altro un'inchiesta in corso, ma è un'inchiesta passata. Questo è un imprenditore che parla, un imprenditore di un certo rilievo romano, che dice queste testuali parole: o ti chiami ladro o ti chiami poveraccio, sono due le cose. Noi abbiamo una forma di rubare che è autorizzata sotto certi casi, e quegli altri invece sono dei ladri perché rubano le vene al mercato e vanno in galera. A noi è più difficile che ci mettano in galera. Infatti io ho attraversato tutta Mani Pulite, tutta Mani Prepulite, le ho passate tutte, sono stato il più grosso gruppo di Roma, grosso imprenditore romano, e in galera non ci sono mai andato, né sono stato incriminato, perché le cose sono abituato a farle bene.
farle bene. A farle bene. Farle bene che cosa vuol dire? Qui cito un'altra intercettazione, questo è un atto giudiziario molto più recente, dove si dice che ormai le tangenti non si pagano più in quei modi volgari di un tempo, con le mazzette, con le valigette. Adesso le tangenti si pagano, adesso si dice si sono smaterializzate, sono tangenti pulite e fatturate. Allora, qual è l'imprenditore che ha successo in un contesto ad alta densità di produzione? Non sto parlando di Italia, in un contesto ad alta densità di produzione, stiamo ancora facendo un ragionamento per così dire teorico. Quali sono gli imprenditori di successo in un contesto di quello tipo, di questo tipo? Sono quelli che naturalmente sono più abili a inserirsi in queste reti di contatti informali, più abili ad allacciare relazioni con i decisori giusti, sono più generosi nelle relazioni tangenti, sono più spregiudicati, hanno meno scrupoli morali. Questi sono i criteri che premiano, i criteri di successo che premiano certi imprenditori piuttosto che altri. Potrei andare avanti a lungo, ma Pierpaolo mi ha segnalato che il tempo a mia disposizione si sta esaurendo. Allora farò qualche cenno rapido per poi andare alla chiusura ad altri elementi di costo. Avrei voluto sviluppare di più, mi dispiace se sarò puntuale. Pensare di confinare la corruzione italiana in una mezz'ora è veramente un'ambizione, ci vorrebbe molto più tempo, ma magari ne riparliamo poi più avanti. Altro elemento, la distorsione degli investimenti pubblici. In un contesto ad alta densità di corruzione, gli investimenti pubblici non vanno nei settori dove è più difficile estrarre tangenti, tipicamente settori come l'istruzione pubblica, dove non si ricava molto, quindi dove si investe poco nell'istruzione pubblica c'è sicuramente molta corruzione. Al contrario, dove vanno gli investimenti? Vanno nelle grandi opere infrastrutturali, vanno tipicamente nelle grandissime opere, si chiamano White Elephant Project, i progetti dell'elefante bianco, progetti enormi, mai realizzati prima nel mondo, enormi ponti a una campata sola, per fare un esempio assurdo, il primo che mi viene in mente. Questo è il tipo di opere che viene privilegiato, il tipo di investimento che viene privilegiato, ripeto, nei contesti della densità di corruzione, e non sto parlando certamente dell'Italia. Il che peraltro produce una sorta di circolo vizioso, perché da un lato dove c'è molta corruzione si investe poco nell'istruzione, ma un altro indicatore, un'altra serie di studi ci dice che i bassi livelli di istruzione sono uno dei fattori che produce più corruzione, perché rende i cittadini più, come dire, deboli, meno capaci di informarsi, di controllare i propri decisori pubblici, di esercitare appunto quella funzione di controllo e di stimolo, di contrappeso all'esercizio del potere pubblico, perché non hanno gli strumenti. Quindi anche qui siamo in presenza di una sorta di circolo vizioso. Ancora, dove c'è molta corruzione c'è molta inefficienza amministrativa. Anche qui non sto parlando naturalmente nel nostro paese, sto ancora descrivendo dei puri elementi di riflessione teorica. Perché c'è molta inefficienza amministrativa? Perché da un lato i tempi delle procedure tendono inevitabilmente ad allungarsi, perché se c'è molta corruzione c'è un interesse da parte dei corrotti a fare in modo che ci siano disponibilità a pagare anche per accelerare questi tempi. E naturalmente quanto più i tempi vengono dilatati, diluiti delle procedure, tanto più aumenta la disponibilità dei soggetti coinvolti a pagare per accelerare questi tempi, tanto più aumenta l'interesse a scaricare questi costi in termini di tempi di attesa in quelli che non sono disposti a pagare. Gli onesti aspettano di più, i corrotti hanno la possibilità di privilegiare. Quindi anche in questo caso l'inefficienza aumenta, ma c'è sempre una scappatoia, una via d'uscita che naturalmente è selettivamente riservata, è un canale di accesso che vale soltanto per chi è disposto a pagare. Naturalmente aumentano anche i costi, per tutti i motivi che dicevo prima. Se, come spesso accade, la tangente si paga in percentuale sul valore dell'appalto, intorno al 7-8%, ma poi c'è una notevole variabilità di percentuale a seconda dei contesti del tipo di appalto, è chiaro che c'è un interesse convergente di corrotti e di corruttori di evitare il più possibile il costo, perché quello che entrambi possono guadagnare va in percentuale. Mi fermo qua, aggiungo soltanto un ultimo spunto di riflessione. Fin qui abbiamo parlato di costi che sono in qualche modo quantificabili, con fatica, ci sono modelli econometrici che provano a stimare gli effetti di distorsione sugli investimenti e così via. Ci sono anche altri costi che però non è proprio possibile stimare.
C'è una campagna che è stata avviata proprio da Transparency International in occasione della giornata mondiale anticorruzione, dicembre, il 9 dicembre del 2010, che ha come proprio slogan "La corruzione uccide". La corruzione uccide. L'occasione, l'episodio che ha dato vita a questa campagna è legato a un attentato terroristico che c'è stato in Russia. Una tangente di 50 euro è valsa un terrorista a comprare l'addetto alla sorveglianza. Questo si è imbarcato sull'aereo con un ordigno esplosivo, poi l'aereo è esploso e tutti i passeggeri sono morti. La corruzione uccide. Citiamo qualche altro caso, qualcuno che ci vuole anche da vicino. In Somalia hanno calcolato, dato dalle Nazioni Unite, che la metà dei fondi che sono destinati al sostegno umanitario, quindi ad acquistare cibo alla popolazione, va disperso per colpa della corruzione. Quindi calcolate quante vite sono perse a causa di quello. Non è una questione che riguarda solo i paesi in via di sviluppo, i paesi dove c'è il problema terroristico. La Francia, Gilly sur Isère, un paesino vicino ad Albertville, dove da 17 anni i gestori di un inceneritore corrompevano sistematicamente tutti gli impiegati comunali addetti ai controlli e i politici che via via si sono avvicendati nel corso di 17 anni perché non facessero controlli. Il risultato è che quando il consigliere municipale del comune di vicino si è ammalato di leucemia e sua moglie era morta di cancro, 24 abitanti della stessa strada erano ammalati di cancro, hanno fatto i controlli e hanno scoperto che c'erano livelli di diossina che erano 7.000 volte superiori a quelli consentiti dalle norme europee. La corruzione uccide. Veniamo all'Italia, l'ho presa larga e poi chiudo. C'è una ricerca che è stata commissionata dall'Università di Oxford in occasione del primo anniversario del terremoto di Haiti del 2009. Questa ricerca è stata pubblicata un anno dopo e mostrava la correlazione tra i morti per terremoto e i livelli di corruzione. La ricerca nasce da questo interrogativo: come mai ad Haiti, per un terremoto di quell'intensità in quell'area, sono morte più di 200.000 persone? E in Nuova Zelanda un terremoto della stessa intensità in aree 2.000 circa popolate nello stesso modo, comunque diciamo facendo tutti i dovuti adattamenti, ha prodotto credo 3 o 4 vittime, 200.000 contro 3 o 4. C'è una risposta semplice: beh, è naturale, Nuova Zelanda è un paese con standard di edilizia molto elevati, un paese molto ricco, Haiti è uno dei paesi più poveri della terra. È vero, c'è una correlazione fortissima tra i morti per il terremoto, per eventi sismici e i livelli di ricchezza, reddito pro capite di ricchezza dei diversi paesi. Qual è il problema? Che se noi consideriamo questa variabile e la rendiamo ininfluente, cioè consideriamo i morti per terremoto per paesi che hanno lo stesso livello di ricchezza, lo stesso reddito pro capite, e cerchiamo di capire perché in alcuni paesi i terremoti producono molti morti e altri paesi ne producono così pochi, sapete qual è la variabile, l'unica variabile che ha una correlazione fortissima con il numero di morti per terremoto? Il livello di corruzione di questi paesi. E è stato calcolato che l'83% dei morti per eventi sismici è riconducibile alla presenza di corruzione, perché naturalmente la corruzione porta a che cosa? A una mancata osservanza, a una mancanza di controllo sulle norme sismiche, porta a realizzazioni pubbliche che non hanno gli standard qualitativi richiesti, porta a far sì che certe opere pubbliche, mi viene in mente che sono una casa degli studenti, però l'altra in un'occasione di un recente evento sismico all'Aquila che si sgretola perché c'è troppa sabbia nelle sue fondazioni. Questo dato, 83% sono riconducibili alla presenza di corruzione, soltanto il 17% è causato dal terremoto. La corruzione uccide. E allora forse invece di fare un po' meno retorica su i poveri angeli, i bambini che sono morti per quella scossa sismica, quella scuola che è crollata, per tutto quello che è successo anche in relazione appunto a vicende tragiche di questo paese, forse una maggiore attenzione, un maggiore impegno in questa
questa battaglia fondamentale contro la corruzione, che ha visto sicuramente una grossa lacuna, una mancanza di impegno da parte della classe politica nel corso degli ultimi 20 anni, forse sarebbe maggiormente auspicabile. Grazie. Grazie ad Alberto Vannucci, che su certi aspetti mi ha lanciato la palla, perché ha citato una campagna di Transparency, ma in Italia è in corso in questi giorni una campagna promossa da Avviso Pubblico e da Libera, che si intitola Corrotti, che si prefigge di raccogliere 1,5 milioni di cartoline, di firme, potete firmare anche online collegandovi ai siti delle due associazioni, per chiedere al Capo dello Stato di farsi portatore di un'esigenza presso il Parlamento perché ratifichi delle direttive europee, dei trattati internazionali che migliorerebbero molto la prevenzione e la lotta alla corruzione, e soprattutto perché sia applicata una norma introdotta nella finanziaria del 2007 che prevede la confisca dei beni ai corrotti e il loro utilizzo per fini sociali, come già avviene per i mafiosi. Ma di questo ci parlerà anche Giorgio Morosini. Io ringrazio intanto il Centro Studi Campostrini per questo invito, ringrazio l'amico Pierpaolo Romani per la presentazione. Nella introduzione di Pierpaolo c'era una sollecitazione che veniva rivolta nei miei confronti, c'era una domanda di base che si salda a mio avviso con l'argomento che è stato trattato dal professor Vannucci. Che cos'è la mafia? Che cos'è la mafia oggi soprattutto? Che cosa può essere la mafia anche per i nostri territori? Cioè intendo in questo caso il Veneto o l'Emilia Romagna o la Lombardia. Che cos'è la mafia? Io posso parlarvi del mio punto di vista, è un punto di vista di un operatore del diritto che lavora a Palermo da 16 anni, quindi è un angolo prospettico ben preciso, dal quale tuttavia si possono osservare diversi fenomeni. In questi anni di esperienza professionale a Palermo, inevitabilmente ho trattato processi per fatti di mafia, mi sono imbattuto in tante storie di criminali che si iscrivono però in un'unica storia criminale, quella di un'associazione, in questo caso un'associazione denominata Cosa Nostra. E però, ragionando su quello che è stato il mio lavoro di questi anni, in realtà la presenza di questa associazione, l'associazione Cosa Nostra, sul territorio non solo siciliano, peraltro, sul territorio possiamo dirlo nazionale, e poi vedremo perché, in realtà non è altro che la presenza di questa associazione, lo specchio di una fragilità del nostro paese, cioè dell'Italia, di una fragilità che si manifesta sul piano sociale, sul piano economico, sul piano istituzionale. Sul piano sociale, ascoltando le intercettazioni degli ultimi 5 o 6 anni in materia di estorsione, noi ci rendiamo conto che ormai i mafiosi, quando vanno a chiedere il cosiddetto pizzo, non chiedono più alle imprese o ai supermercati la somma di denaro, chiedono posti di lavoro. Il boss mafioso chiede pacchetti di posti di lavoro. Perché chiede pacchetti di posti di lavoro? Perché ha un popolo di riferimento che versa in uno stato di disoccupazione a cui le imprese legali e lo Stato non danno risposta. Quindi in certe realtà, ad un certo punto, Cosa Nostra si mette sul mercato del lavoro e offre i suoi posti attraverso il sistema del pizzo. Che cos'è questo se non la prova della fragilità sociale del nostro paese, in questo caso di alcune regioni del meridione d'Italia, se non appunto una fragilità che si manifesta attraverso le azioni di questa organizzazione criminale. Ma in queste intercettazioni si riscontra anche una fragilità economica del nostro paese. Il sistema, sempre il sistema delle estorsioni, ci pone di fronte ad una realtà
particolare, difficile, delicata, che impoverisce moltissimo certe regioni d'Italia. Molto spesso alcuni piccoli imprenditori schiacciati dalle richieste estorsive sono costretti talvolta a chiudere l'attività oppure a programmare la loro attività futura senza nutrire neppure la speranza di aumentare il loro giro d'affari, perché aumentare il giro d'affari significherebbe pagare più pizzo, essere sottoposti ad un'estorsione ancora più forte. E questo naturalmente produce degli effetti a livello di giro d'affari, ma anche a livello di occupazione. Ma in realtà questa fragilità economica si esprime anche attraverso altri aspetti dell'attività dell'associazione criminale. Mi è capitato di valutare la posizione di imprenditori del nord, di grandi gruppi imprenditoriali del nord che hanno fatto affari con boss mafiosi come Riina, parlo di poi di sentenze divenute definitive, passate in giudicato, cose ormai acclarate, ma c'è stato un importante gruppo del centro nord, il gruppo Ferruzzi, i cui manager sono stati condannati con sentenza definitiva per aver fatto accordi con i boss mafiosi per la spartizione di appalti sul territorio siciliano. È evidente che, parlo, ripeto, di sentenze definitive con manager di queste società che sono stati condannati in via definitiva per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa, quindi di complicità con la mafia. Ma è evidente che gruppi imprenditoriali che fanno affari con gruppi mafiosi condividono poi, possono condividere molti affari con queste organizzazioni che non si realizzano solo sul territorio siciliano, ma potenzialmente possono realizzarsi su tutto il territorio nazionale, il che molto spesso porta anche a situazioni in cui questi gruppi imprenditoriali del nord in realtà sono la base, poi il canale per entrare nei mercati delle nostre regioni settentrionali, centro-settentrionali. Ma l'ascolto di queste intercettazioni, la lettura di documenti, il venire quotidianamente a contatto con questa realtà criminale, mafiosa, che è Cosa Nostra, che è l'organizzazione di Riina, di Brusca, di Bagarella, di Provenzano, mi ha dimostrato la fragilità istituzionale del nostro paese. E intanto sotto questo profilo vorrei rassegnare un dato facilmente verificabile. L'organizzazione Cosa Nostra è presente sul territorio nazionale da oltre 150 anni, cioè praticamente dall'Unità d'Italia. Provate a pensare in quale altra società democratica, in quale altro paese democratico avanzato dell'Occidente, un'associazione criminale ha operato sullo stesso territorio per oltre 150 anni. Questo è un record italiano. Non ci sono paragoni nei paesi occidentali, ci possono essere, si può fare una comparazione forse con realtà molto diverse da quelle dell'Europa occidentale o dei paesi anglosassoni in generale e dell'esperienza cinese delle triadi come longevità delle organizzazioni. Quindi un record, ma noi abbiamo anche un altro record. Abbiamo il record delle latitanze dei super boss. Abbiamo avuto ad esempio un boss come Bernardo Provenzano latitante sul territorio nazionale per oltre 40 anni. Provate a pensare se esiste un altro paese nell'Europa, paesi anglosassoni in generale, dove un latitante è riuscito a garantirsi la sua latitanza sul territorio dello Stato per oltre 40 anni. E ritorno al profilo della fragilità istituzionale. Leggendo le carte, ascoltando le intercettazioni, occupandomi di processi che riguardano questo tema, mi sono reso conto di un fatto, che Provenzano è stato latitante per oltre 40 anni perché ci sono state migliaia di persone che lo aiutavano, tantissime persone che avevano dei favori da lui e quindi poi ricambiavano con favore, con il favore che tutelarono la latitanza.
persone che avevano dei bisogni economici che venivano assecondati da Provenzano, il quale poi veniva ricambiato da prestazioni che gli garantivano la latitanza. Ma in alcuni passaggi fondamentali la latitanza di Provenzano è dipesa da condotte, da atteggiamenti di esponenti delle istituzioni. Una cosa che può sembrare banale, ma a mio avviso significativa: ad un certo punto nel 2003 Provenzano è gravemente malato alla prostata, deve operarsi, decide di non operarsi in una delle tante cliniche della Sicilia, dove pure lui ha nominato in fondo il primario di queste cliniche, perché aveva una forte influenza anche nelle nomine dei reparti ospedalieri. Questo è stato dimostrato da tante carte processuali. Provenzano decide di operarsi a Marsiglia, però per arrivare a Marsiglia, per giungere a Marsiglia, ha bisogno di coperture, ha bisogno in particolare di un documento falso per fare questo viaggio. Ebbene, questo documento falso glielo prepara il presidente di un consiglio comunale di una cittadina in provincia di Palermo. Questo soggetto confesserà poi questo fatto, ammetterà di diventare collaboratore di giustizia. È un politico locale che si chiama Francesco Campanella che ha ammesso questi fatti. Quindi questo, se volete, questo piccolo episodio che si inserisce nelle pieghe di una carriera criminale di Provenzano è sintomatico già del tipo di rapporti che ci possono essere tra soggetti che fanno attività istituzionale come presidente del Consiglio Comunale nei boss di questo campo. Ma al di là di questo c'è un altro fatto che recentemente è stato cristallizzato da una sentenza definitiva, che a mio avviso è particolarmente emblematico di questa fragilità istituzionale che finisce per essere la vera conseguenza della presenza dell'associazione mafiosa sul territorio italiano. Ed è una vicenda che ha coinvolto un personaggio politico che è stato anche governatore della Sicilia. Nel 2001 c'era un boss mafioso molto importante agli arresti domiciliari per motivi di salute. Questo boss mafioso organizzava dei summit nel salotto di casa. Nel suo salotto venivano organizzate delle riunioni in cui si stabilivano le linee strategiche di una parte dell'organizzazione in materia di traffico di stupefacenti, di gestione delle estorsioni, di riciclaggio, di appoggio elettorale a candidati che venivano avvicinati o che potevano fare dei favori all'organizzazione. Ebbene, ma mentre il boss parla con i suoi accoliti di questi programmi, in realtà i poliziotti hanno già piazzato una microspia nel suo salotto. La polizia in diretta ha tutte le novità sulle linee strategiche dell'organizzazione e soprattutto su quelle che potevano essere le coperture della latitanza di Provenzano. Siamo nel 2001, quella microspia, se attraverso quella microspia si continuano ad ascoltare quei dialoghi, verosimilmente nel 2001, che viene piazzata nel gennaio del 2001, verosimilmente quella microspia ci consegnerà Provenzano. Ma attenzione, ad un certo punto, dopo una prima fase di ascolto attraverso la microspia di quei dialoghi, in realtà ci si rende conto che c'è un politico locale, un assessore comunale che frequenta quel salotto, il salotto del boss. Ma ad un certo punto il boss viene avvertito proprio da questo assessore che c'è una microspia in casa sua. In realtà la soffiata però parte da quel politico che ricoprirà anche il ruolo di governatore della Sicilia. È stato condannato per questo, Salvatore Buffaro, con sentenza definitiva in carcere, con sentenza definitiva. Ora, io non voglio commentare questo fatto, ma voglio ragionare con voi su un dato. Questa è la condotta che è cristallizzata nella sentenza definitiva. Noi abbiamo però una vicenda che dimostra, a mio avviso, la fragilità delle nostre istituzioni, una fragilità che la presenza di Cosa Nostra fa emergere in maniera evidente, cristallina. Cuffaro, per questo fatto della microspia,
viene processato con un processo che si conclude nel gennaio del 2008. Il processo si conclude nel gennaio del 2008 e lui è in carica come governatore della Sicilia. È in carica in quel momento, quando viene condannato in primo grado alla pena di 5 anni di reclusione. Condanna in primo grado alla pena di 5 anni di reclusione. Come reagisce il governatore della Sicilia Cuffaro alla sentenza di primo grado che lo condanna a 5 anni di reclusione? Reagisce sostanzialmente esultando. Lui esulta in maniera visibile, ci sono le riprese televisive, festeggia con gli amici, si abbraccia con gli amici. Viene anche coinvolto in una vicenda dai contorni non troppo chiari, cioè c'è anche una fotografia di quei giorni che riprende Cuffaro che offre dei cannoni siciliani a dei suoi amici. Lui ha sempre in realtà smentito quel fatto, dicendo che in realtà stava spostando un vassoio di cannoni in quel momento. Crediamo alla sua versione sotto questo profilo, ma vi ricordo, lui comunque esulta e festeggia con i suoi amici una condanna da governatore della Sicilia a 5 anni di reclusione. La legge dello Stato prevede che una condanna in primo grado per quel tipo di reato, una condanna per la pena della reclusione, dicevo, la legge prevede in questo caso la rimozione dall'incarico di governatore, quindi Cuffaro è costretto per legge a dimettersi. Siamo nel gennaio del 2008. Ebbene, 2 mesi dopo Cuffaro viene eletto, diciamo, meglio, viene nominato senatore della Repubblica, cioè persona che fa le leggi che si applicano a tutti noi. Io credo che questo fatto sia un segnale della fragilità delle nostre istituzioni, al di là del fatto che va ovviamente garantita la presunzione di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ma in presenza di una condanna in primo grado, 5 anni di reclusione, intanto è inammissibile un'esultanza, soprattutto da parte di un uomo pubblico, ma poi forse l'uomo pubblico dovrebbe in quel caso fare un passo indietro per consentire che si accerti la sua innocenza rispetto ai fatti per i quali si procede e poi magari riassume quelli che sono i suoi incarichi pubblici. Ecco, io credo che quella vicenda dimostra la fragilità istituzionale del nostro sistema, e questa fragilità istituzionale è emersa grazie alle condotte dell'associazione mafiosa. Ma quindi, dicevo, la presenza di associazioni come Cosa Nostra, la Camorra, la 'Ndrangheta non sono altro che lo specchio di una fragilità sociale, economica, istituzionale del nostro paese. Ma in realtà questi gruppi criminali propongono una questione che non riguarda solo le regioni del meridione d'Italia. Ormai siamo di fronte ad una questione nazionale, e non lo siamo solo perché gruppi imprenditoriali come in certi anni il gruppo Ferruzzi Galdini ha fatto affari sistematicamente con certe realtà criminali. Il problema della presenza di gruppi mafiosi nelle nostre regioni è attestata anche da recentissime indagini. Pensate all'indagine dell'estate scorsa, indagine congiunta delle procure di Milano e di Reggio Calabria sulla presenza della 'Ndrangheta in Lombardia, una indagine che ha dimostrato diverse cose. Ha dimostrato intanto una presenza corposa anche dell'ala militare della 'Ndrangheta in una regione come la Lombardia, una regione molto ricca, una regione imprenditorialmente molto attiva, una regione anche con un certo profilo culturale, con una, insomma, con una storia di un certo tipo, presenza dell'ala militare, fortissima infiltrazione di quell'associazione di stampo 'ndranghetista nella realtà imprenditoriale di quella regione.
massiccia attività di riciclaggio in una serie di settori, non solo dell'edilizia, ma anche nei settori della ristorazione, nel settore alberghiero, nel settore delle società sportive, quindi anche presenza forte anche nei mercati legali. Presenza nelle istituzioni. Uno dei soggetti arrestati era il direttore di una ASL di Pavia, il quale faceva voto di scambio peraltro anche andranghetista, direttore di una ASL che organizzava anche forme di interferenza nelle competizioni elettorali. Non mi interessa adesso indicare il partito per cui lavorava, ma in realtà è un fenomeno sul quale riflettere, perché certe forme di aggressione anche ai momenti democratici della vita del nostro paese, non, in maniera disinvolta, smaccata, assolutamente illecita, non sono più solo un fatto che riguarda certe regioni d'Italia, ma ormai questo fenomeno è in forte espansione. È una questione nazionale perché da una recente indagine dell'Associazione Italiana dei Funzionari di Polizia, pubblicato sul Sole 24 Ore, è dimostrato che si ricicla molto di più a Milano e a Genova che non a Palermo e a Reggio Calabria. E allora dobbiamo forse interrogarci su come la presenza di questi capitali mafiosi nelle regioni del centro-nord possa in qualche modo incidere sulla nostra vita, nelle nostre regioni. Mi spiego meglio, qua non si tratta di urlare al lupo c'è la mafia, si tratta di capire se certe forme di infiltrazioni che riguardano soprattutto l'economia, mercati legali anche, quindi dicevo edilizia, ristorazione, turismo, sport, accanto naturalmente poi agli affari legali come l'usura, come l'estorsione, come il traffico di stupefacenti. Ecco, mi chiedo se tutte queste situazioni nel mercato legale finiscano in qualche modo per incidere sulla libertà di iniziativa economica nelle nostre regioni, sui diritti dei lavoratori che lavorano in imprese che hanno la sede al nord ma che sono fortemente innervate di logiche mafiose. Mi chiedo se questa presenza mafiosa così insinuante, che si basa soprattutto sul tentativo di riciclaggio di investimento di capitali illeciti in queste regioni, non finisca per portare a degli effetti anche sul piano della trasparenza della pubblica amministrazione di cui parlava il professor Pannucci fino a qualche istante fa. Il governatore Draghi della Banca d'Italia, in un'audizione alla Commissione Antimafia del 23 luglio del 2009, ha manifestato proprio un allarme nei confronti delle piccole e medie aziende di regioni come il Veneto, che in questo momento di crisi economica congiunturale rischiano di andare in crisi, di andare in crisi di liquidità, quindi di doversi rivolgere al circuito ufficiale del credito. Si rivolgono al circuito ufficiale del credito, hanno risposte negative dal circuito ufficiale del credito rispetto alla loro crisi di liquidità, possono facilmente cadere nelle mani, cadere sulle piccole e medie aziende che sono in crisi e quindi sanno veicolare le richieste nel momento giusto. È un fenomeno dal quale dobbiamo guardarci, ed è un fenomeno che è fortemente collegato alle considerazioni sulla trasparenza della pubblica amministrazione che sono state svolte con dovizia di particolari e di argomentazioni dal professor Pannucci. Perché è sicuramente vero che dove c'è l'illegalità e la corruzione, la mafia ha terreno fertile. I mafiosi sono come i pidocchi, crescono dove c'è lo sporco. E allora il tema della trasparenza delle pubbliche amministrazioni, della lotta all'illegalità, della lotta alla corruzione diventa un argomento centrale. Allora, e mi permetterete di fare due considerazioni sul profilo della corruzione, non tanto sui temi già affrontati dal professor Pannucci, quanto sugli strumenti a disposizione della magistratura per poter fronteggiare questo fenomeno. Abbiamo gli strumenti adatti per combattere la corruzione in Italia, gli strumenti legislativi adatti per combattere dal
punto di vista giudiziario, non è l'unica battaglia che si deve fare, ma dal punto di vista giudiziario la battaglia contro l'illegalità, contro la corruzione, beh, su questo dovremmo dire che dopo la rivoluzione di Mani Pulite la politica legislativa in materia di corruzione in realtà è una politica legislativa di rivoluzioni promesse ma non mantenute. E io credo che lo sviluppo della nuova corruzione, più o meno indirettamente, più o meno volontariamente, sia stato agevolato proprio da una scarsa iniziativa bipartisan della politica italiana, che anziché investire risorse politico-amministrative nell'azione di contrasto all'illegalità e alla corruzione, in realtà non ha fatto altro che produrre delle norme, e questo vale, ripeto, per maggioranze di qualsiasi segno, di norme che hanno in realtà intralciato moltissimo l'attività della magistratura sotto questo aspetto. Il dato è sorprendente anche dal punto di vista ideologico. Perché se io guardo a questi prodotti legislativi negativi in questo senso, nell'ottica dei liberisti, posso tranquillamente affermare che questa scarsa attenzione sul tema della corruzione, dell'illegalità, ha prodotto in realtà un gravissimo danno ad un valore fondamentale dell'ottica liberista, che è il principio della libera concorrenza, perché è stato detto, non è meritocratica la società che si basa sull'illegalità e sulla corruzione. Ma d'altro canto, se io analizzo questa storia legislativa dall'angolo prospettico dei progressisti, degli uomini di sinistra, posso dire con altrettanta convinzione che anche per loro c'è stata sciatteria o miopia, quantomeno, in passaggi legislativi che hanno finito per alimentare forme di diseguaglianza che certamente non hanno nulla a che vedere con la giustizia sociale promossa da certe componenti politiche. E allora ritorno alla domanda: siamo attrezzati dal punto di vista normativo per lottare almeno a livello giudiziario contro la corruzione, contro l'illegalità? La risposta è, in questo momento storico, no. Ci mancano degli strumenti, ma guardate, ci mancano degli strumenti che noi saremmo costretti ad adottare sulla base della nostra presenza in organismi europei riconosciuti. Noi abbiamo sottoscritto come Italia una convenzione nel 1999, una convenzione di Strasburgo, che se effettivamente applicata nel nostro Stato ci consentirebbe di dare delle risposte credibili a livello giudiziario, e di qui a un attimo vi dirò perché. Cioè, quella convenzione doterebbe la magistratura italiana di quegli strumenti incisivi per fronteggiare in maniera seria il fenomeno della corruzione. Prima di dirvi due o tre cose su quella convenzione, molto, molto semplici, due o tre cose facilmente comprensibili, perché non voglio parlare di cose tecniche, voglio fare un'osservazione sui tempi. La convenzione di Strasburgo è stata sottoscritta quella anticorruzione è stata sottoscritta dall'Italia nel 1999, quale dato sono importanti? Quella convenzione, se applicata in Italia, avrebbe portato alla magistratura degli strumenti incisivi per combattere contro la corruzione. Ma nel 2011 quella convenzione firmata nel 1999 non è stata ancora resa applicabile al nostro sistema. 1999-2011. Sono stati governi di segno diverso ed entrambi gli schieramenti hanno dimostrato di essere insensibili verso questo tema. Qual è l'importanza di questa convenzione? Intanto questa convenzione ci fornisce un dato culturale importante, ci dice che la corruzione degli anni 90 e dei nostri anni è una corruzione diversa, si manifesta, è una corruzione che si manifesta in modo diverso dalla corruzione a cui eravamo abituati quando sono entrate in vigore le norme sulla corruzione del nostro codice penale. Noi abbiamo un codice penale del 1930,
È cambiata la società. Ci sono state delle riforme legislative, ma sono stati dei ritocchi sulla corruzione negli anni 90, negli anni 80 e negli anni 90. Non sono state riforme significative. Oggi la corruzione non è più il baratto di una volta, ti do i soldi perché tu mi dai l'autorizzazione, la piccola autorizzazione amministrativa per fare una cosa che altrimenti non mi sblocchi. Oggi la corruzione è diversa. Oggi lo spiegava il professor Panucci, abbiamo in realtà forme di corruzione tra virgolette legalizzate, abbiamo forme di corruzione che con le leggi attuali del nostro codice penale non riusciamo a colpire, non possiamo colpire. Ci sono dei casi, ora io non vorrei essere pedante, ma ci sono dei casi, voglio farvi un esempio, spero di essere chiaro. Ad esempio, abbiamo un governatore di una regione che su suggerimento di un uomo politico influente a livello nazionale nomina un direttore di un'agenzia per la costruzione degli impianti per l'energia eolica. Sapete che l'installazione degli impianti per l'energia eolica è qualcosa di molto laborioso e anche di molto costoso. Si istituisce un'agenzia, si nomina un direttore su suggerimento di un politico influente a livello nazionale. Perché viene indicato quel direttore dal politico influente che resta dietro le quinte, che non emerge nella procedura amministrativa, ma che è amico del governatore della regione? Politico influente che magari ha determinato la vittoria alle elezioni del governatore di quella regione. Perché quel politico influente indica quel direttore per l'agenzia dell'eolico? Perché quel direttore dell'agenzia dell'eolico favorirà certe imprese. Cioè, stabilirà a tavolino che certe imprese dovranno lavorare e altre no, determinando la loro ricchezza, la ricchezza di quelle imprese. Qual è la contropartita di queste imprese? Una mazzetta al direttore dell'agenzia dell'eolico? No. Una mazzetta al governatore della regione? No. Il finanziamento della testata giornalistica al politico che da dietro le quinte ha suggerito il nome del direttore dell'agenzia. Questo fatto con le norme attualmente vigenti nel nostro sistema non è punibile o è difficilmente punibile. Ci vogliono norme nuove anche dal punto di vista proprio del reato. C'è un reato, ne sentirete parlare, traffico di influenze, che è un reato che non è previsto attualmente dal nostro ordinamento italiano, che è previsto da quella convenzione di Strasburgo che noi abbiamo firmato ma poi non abbiamo applicato in Italia. Altra cosa, gli strumenti per investigare. Diceva il professor Pannucci prima, non conviene a nessuno tra corrotto e corruttore dire che c'è stata una corruzione. Il muro di omertà è molto forte sulla corruzione. Allora, in altri ordinamenti si sono attrezzati. Negli Stati Uniti, ad esempio, hanno beccato nella flagranza del reato un sindaco, il sindaco di Washington, che prendeva una mazzetta di $50,000. Cosa hanno fatto? Come ci sono arrivati? Col test di integrità. Che cos'è il test di integrità? È un poliziotto che sotto mentite spoglie va dal funzionario, dall'amministratore e gli offre per un atto amministrativo del danaro. Cioè lo provoca, fa l'agente provocatore. Nel caso del sindaco di Washington, il sindaco si è cascato ed è stato immediatamente arrestato. In Italia, se un poliziotto va sotto mentite spoglie a offrire ad un funzionario corrotto una somma di denaro, risponderà anche lui di corruzione, perché non c'è una norma che consente di utilizzare gli agenti provocatori della polizia sul reato di corruzione. Questo è previsto da quella convenzione di Strasburgo del 1999. Noi quella convenzione l'abbiamo firmata, ma poi non l'abbiamo applicata nel nostro ordinamento. Non c'è qualcosa di sorprendentemente strano tutto questo? Noi abbiamo una legislazione sui collaboratori di giustizia, i cosiddetti pentiti, che vale per la mafia, ma non vale per la corruzione. Per rompere il muro dell'omertà ci vuole qualcuno che parla e a cui gli si danno dei premi a livello processuale. Per la corruzione non è previsto. Quella convenzione di Strasburgo prevede la collaborazione di giustizia. Noi l'abbiamo firmata, ma non l'abbiamo applicata nel nostro paese. C'è un grosso problema sotto questo profilo, ma c'è un problema che va oltre la legge, c'è un problema che attiene
alla responsabilità politica, al controllo politico. Guardate, ascoltando le intercettazioni di personaggi politici coinvolti in comitati d'affari con imprenditori, con liberi professionisti e con mafiosi, ascoltando quelle parole, ascoltando quelle voci da dentro, la cosa che sorprende è la tipologia delle preoccupazioni dei protagonisti di questa vicenda. E se facciamo riferimento ai politici, noi ci rendiamo conto che questi politici che parlano e organizzano reati che vengono elevati a sistema, non hanno mai la preoccupazione delle reazioni che possono avere nel loro partito politico, nella loro giunta regionale, nella loro assemblea regionale, dove pure sono rappresentate le minoranze. Loro hanno una sola preoccupazione, la preoccupazione delle manette e quindi dell'iniziativa della magistratura. Questo cosa significa? Significa che in Italia non esistono controlli di legalità affidati a persone diverse dai magistrati, e questo è un fatto molto pericoloso, perché quando si parlava della corruzione che produce morte, se un pubblico amministratore è corrotto, io non riesco ad intercettarlo e a prevenire la sua azione quando dà l'autorizzazione a scaricare dei rifiuti radioattivi in una determinata zona, perché non ho agito in prevenzione, perché non ci sono controlli adeguati in prevenzione. Nel momento in cui lui ha dato quell'autorizzazione e quei rifiuti radioattivi sono stati scaricati in una determinata zona e in quella determinata zona vengono contratte malattie, molto tumori, leucemie o cose di questo tipo, nel momento in cui un familiare degli abitanti di quella comunità ha contratto quel tumore a causa di quello scarico abusivo, ai familiari di quella persona che contrae il tumore, che cosa interessa della risposta penale, della giustizia penale? Il non avere controlli extragiudiziari significa praticamente rinunciare a tutto quello che è l'aspetto della prevenzione di certe condotte illecite. La Convenzione di Strasburgo prevedeva anche questo, l'abbiamo firmata, non l'abbiamo applicata nel nostro paese. Ma, e ho concluso, ho parlato troppo, scusate, ma ho davvero concluso. Oltre alle leggi, oltre al controllo extrapenale che può arrivare dalla politica, guardate, c'è un fatto, questo ve lo devo dire. La Commissione parlamentare antimafia nel 2007 ha varato un codice deontologico per la politica, votato all'unanimità da tutte le componenti politiche. Questo codice deontologico cosa prevede? Prevede che per i politici rinviati a giudizio per una serie di reati, tra cui corruzione, abuso d'ufficio, truffa, falso in bilancio, di chi più ne ha più, se un politico viene rinviato a giudizio per uno di questi reati, non può presentarsi, non può candidarsi alle elezioni amministrative. Erano stati anche bassi, diciamo, come risultato finale, le elezioni amministrative e basta. Ma l'avevano votata tutti, quel codice deontologico l'avevano votato tutti. Ebbene, nelle tornate elettorali successive, quel codice deontologico votato all'unanimità dai gruppi politici del Parlamento è stato, quel codice deontologico è stato sistematicamente violato in ogni tornata elettorale successiva a quella dei liberi. E questo ci deve far riflettere. Ma al di là di questo, per lottare contro le mafie, per lottare contro la corruzione, noi abbiamo bisogno di una risposta corale, soprattutto sulle infiltrazioni mafiose nelle zone del centro-nord. È importantissimo, sono importantissimi i tavoli comuni, magari organizzati a livello provinciale, dove si mettono assieme rappresentanti di categorie professionali, sindacati, pubblici amministratori, poliziotti e magistrati, per scambiarsi delle informazioni rispetto a quelli che possono essere gli indici sintomatici di presenze mafiose in un certo territorio. Non è facilissimo snidare personaggi che vengono a riciclare denaro sporco in questa zona. Occorre scambiarsi le informazioni, occorre creare dei momenti dove si possono scambiare in maniera proficua queste informazioni. Questo è un modo per rispondere coralmente. Naturalmente tutto questo è una responsabilità rispetto ai risultati anche dell'azione giudiziaria, una responsabilità è attribuibile anche agli stessi magistrati. Noi dobbiamo migliorare moltissimo nella nostra formazione,
un magistrato italiano in linea di massima hanno, sul tema della criminalità organizzata, hanno una forte preparazione per tutto quello che riguarda i fatti di sangue o comunque le estorsioni, i danneggiamenti, gli omicidi che riguardano certe organizzazioni criminali. Io vi parlo per me, ma condivido questa esperienza anche con altri colleghi e quindi posso fare questa considerazione, credo di poter fare questa considerazione. Nel momento in cui dobbiamo valutare la dimensione economica di certi gruppi criminali o la capacità di certi gruppi criminali di infiltrarsi nelle pubbliche amministrazioni, di insinuarsi nelle pieghe di una procedura amministrativa, abbiamo qualche difficoltà in più. Abbiamo bisogno di più formazione, abbiamo bisogno di una polizia giudiziaria specializzata che ci sostenga sempre. A volte i nuclei specializzati della polizia giudiziaria sono sottodimensionati rispetto a quelle che sono le nostre esigenze. Noi siamo abituati a sentire procuratori della Repubblica, soprattutto delle regioni del sud, che battono i pugni sul tavolo perché hanno pochi magistrati nelle loro procure. Io non ho mai sentito un procuratore della Repubblica battere i pugni sul tavolo perché, ad esempio, il pool di poliziotti che nella sua città si occupa di pubblica amministrazione è un pool sottodimensionato rispetto a quelle che sono le esigenze di quella realtà. E tutto questo significa avere meno risorse per fronteggiare la lotta, per fronteggiare la corruzione dilagante del nostro paese. Insomma, io credo che tutte le componenti politico e istituzionali dovrebbero ritrovarsi in questa battaglia. Purtroppo negli ultimi anni siamo stati abituati a pensare che la legalità sia addirittura un fattore di ostacolo per lo sviluppo economico del nostro paese. Noi qua sicuramente la pensiamo in maniera diversa, occorre tradurre questi pensieri in qualcosa di concreto, perché io vorrei vivere in un paese sul tipo appunto di certi paesi scandinavi. C'è una città, Copenaghen, in cui il palazzo più bello di quella città, il più grande e più bello di quella città, è stato progettato da un giovane architetto di 25 anni, che non era figlio né di un politico né di un architetto. Io vorrei vivere in un paese come quello. Grazie. Grazie per Giorgio Morosini. Adesso apriamo il dibattito, ci diamo come al solito il nostro metodo: chi vuole ancora una domanda, massimo 2 minuti di tempo. Sono le 11, direi che l'altro quarto d'ora lo possiamo spendere insieme. Qui c'è un microfono, come al solito, chi ha voglia di, è curioso di approfondire quello che è stato detto, può accomodarsi. Intanto buonasera, mi indirizzo di saluto agli accademici. Ecco, io vorrei porre solo un quesito. In questa società dove si è raggiunto il nichilismo, dove al tempo di Heidegger l'aveva sospeso, dove la decadenza dell'etica sociale ormai è uno specchio evidente, ecco, allora io chiedo a voi qual è la difesa del cittadino normale dove non ha una forza difesa e si trova in questi blocchi d'urto e che non può difendersi. Che altro a me mi amareggia il discorso anche della natura, dove viene saccheggiato, dove è diventata globale dal traffico del persone umane, è il discorso della natura. E allora chiedo a lei, esimio magistrato, non è forse la paura, scusi la mia ridonanza che avevo detto anche con Papa Lia, che l'agnello può diventare lupo e potere anche per occulta necessità invocare la giustizia sociale. Io la ringrazio di nuovo. Grazie. Massaggi, eccetera.
Grazie. Cioè, a me sembra che ci sia stato veramente negli ultimi anni una grande carenza da parte. Vorrei dire che in questi ultimi anni mi sembra che sia stata fatta una grande carenza, cioè una grande mancanza di fare leva sulla legalità proprio come un valore portante di una società. Si è trascurata moltissimo nelle nostre piccole cose di ogni giorno fino alle grandi che vediamo dall'alto. E effettivamente oggi è furbo, piumba, è diciamo cretino, quello che effettivamente invece diciamo prende sì le cose così come avevamo giustamente detto. Credo comunque che la colpa più grande sia anche nostra come cittadini, cioè io mi sento molto colpevole perché non trovo ambienti, luoghi dove ci sia questa possibilità di scambio di opinioni ma anche di informazioni su quello che è una sorveglianza nel nostro territorio comune dove viviamo. Credo che sia il nostro dovere principale di essere più attivi, più presenti e soprattutto di capire che ogni cosa che noi omettiamo, che trascuriamo, è qualcosa che permettiamo al male e a, diciamo, all'illegalità di venire avanti. Quindi portare avanti il discorso della legalità è senz'altro un grande, è un grande impegno, ma credo che lo dobbiamo per i nostri figli. Cioè, io mi sento prima di tutto madre e penso di aver sempre inculcato fin da bambina ai figli che l'onestà, che la trasparenza, che anche il rinunciare al di più, perché in fondo che è legale, perché è bramoso di avere di più, di possedere di più, di disporre di più, ecco, che anche questo non porta a nessun tipo di felicità, ma anche, anzi, che poi in un secondo momento la pagheremo, ma la pagheremo anche molto cara. Grazie. Grazie. C'è qualche altra? Prego. E io girando per la città e andando all'INPS per verificare la mia pensione, mi trovavo spesso l'anno scorso una signora, un signore, che distribuiva volantini per favorire i prestiti. Cioè, chiedevano e davano la possibilità alle persone che entravano in questo istituto, era lì, ma io le ho trovate anche nella sede della posta. Questi foglietti dove agenzie di vario tipo dicono di favorire i prestiti. Allora, ascoltando un momentino questi discorsi e come girare il denaro sporco, ci sono tanti sistemi per farlo, ma ci sono anche delle agenzie probabilmente mestre che vorrebbero anche aiutare, ma tu non sai fino a che punto, come mai in questo periodo, questi due anni, sono aumentate queste agenzie. Io non riesco a capire come mai. Prima no, e le vanno a chiedere ai pensionati, che non so, comunque spillare soldi anche ai pesciolini bimbi conviene. Grazie. C'è di prestiti pensionati ci sono dei tag del 17, 20, 25%, quindi cose allucinanti. Ecco, io domandavo due cose. Innanzitutto, appunto, confermo la mia impressione relativa al fatto che
Oltre che legale, il problema è anche culturale. Cioè io la provo con la sensazione, ho lavorato per un anno in un ente, diciamo, pubblico, e potrei citare un aspetto positivo, ma non vado oltre, e ne sono uscito stanco proprio. Era una battaglia e non c'era corruzione, però la mentalità, la modalità di lavorare, che sistematicamente andava ad intaccare il controllo, che secondo me è una parola fondamentale, e per me appunto non riuscire a lavorare come piaceva a me mi ha fatto desistere, e ho trovato poi una bellissima attività privata, e quindi l'ho lasciato. Però ecco, l'aspetto culturale, era il clima anche delle singole persone in cui noi singole persone viviamo, è quello che poi credo faccia favorire favorisca la corruzione e quant'altro. Primo aspetto. E secondo aspetto, mi domando quanto le privatizzazioni che stanno venendo avanti in modo costante di argomento diventeranno. Potranno diventare un ulteriore campo in cui queste modalità si aprono. Bene, se non ci sono altre domande, io direi di rispondere, così ci avviamo alla conclusione. Ci vedo voi chi vuole partire. Sì, grazie per le domande che sono veramente stimolanti. Ora, riguardo quello che mi sembra un problema sollevato da diversi interventi, un problema comune, quello della rilevanza della dimensione culturale. Ora, questo è un aspetto cruciale per chi studia la corruzione e in generale gli effetti di certe forme di legalità diffusa, perché si tratta proprio di un problema di interpretazione e di spiegazione dei fenomeni criminali. Cioè, da un lato c'è una serie di teorie che ci dicono che c'è molta corruzione in alcuni paesi, l'Italia purtroppo è uno di questi, perché la corruzione tutto sommato conviene, è razionale essere corrotti, perché c'è da guadagnare molto, e facevo gli esempi prima sugli extra profitti che si possono ricavare dalla corruzione, sicuramente questo è vero, e perché si rischia poco, tutto sommato per probabilità di andare incontro una punizione sono basse, quindi la corruzione è la strategia economicamente razionale, più conveniente. Laddove ci sono queste condizioni, allora ci sarà corruzione, ci saranno altre forme di legalità. Questa è una spiegazione, un modello di spiegazione. Poi c'è un'altra serie di modelli che ci dice che dobbiamo considerare anche un'altra variabile, perché se noi spieghiamo la corruzione sulla base degli incentivi, delle opportunità, delle occasioni, dovremmo arrivare alla conclusione che c'è molta corruzione dove lo Stato spende molto, dove lo Stato interviene massicciamente nell'economia, e andiamo incontro a sorpresa, il famoso paradosso scandinavo. I paesi scandinavi del nord Europa sono quelli dove lo Stato interviene di più nelle vite dei cittadini, dove c'è una maggiore spesa sociale, dove si investe di più, e sono i paesi, nonostante ci siano quindi anche molte occasioni di corruzione, sono i paesi più trasparenti, dove la corruzione è praticamente inesistente. Allora, l'altra spiegazione che si può dare è che quello che ci aiuta a capire la diversa diffusione della corruzione fa riferimento alla dimensione dei valori. Quali sono i valori sociali, i valori morali interiorizzati che orientano le scelte e le decisioni degli individui? Sono valori che sono, per così dire, allineati con i valori della legge, del rispetto della legalità, o sono valori che privilegiano certi modelli di successo facile, di mercato, di profitto, eccetera? Quali sono questi valori? Allora, c'è una ricerca interessante che è stata pubblicata nel 2006, che secondo me illustra chiaramente la rilevanza della variabile culturale che molti di voi giustamente hanno richiamato. Alle Nazioni Unite, fino al 2002, i diplomatici, i membri del corpo diplomatico, che erano circa 1800 di tutti i paesi delle Nazioni Unite, avevano un privilegio: non pagavano le multe, cioè potevano lasciare la macchina in divieto di sosta e la multa non sarebbe stata pagata.
Naturalmente lasciare la macchina in divieto di sosta è comunque un'infrazione, però c'era la garanzia di impunità. Allora, c'è stato uno studio che è andato a vedere da dove venivano i diplomatici che raccoglievano più multe. Voi vedete, in questo caso le conseguenze sono le stesse, il contesto è lo stesso, sono tutti a New York. Gli incentivi a lasciare la macchina in divieto di sosta sono identici per tutti, il traffico a New York è infernale, quindi uno appena trova un buco ci lascia la macchina. Il costo è lo stesso per tutti, nulla, nessuno subisce una sanzione. Allora, è stato rilevato che la variabile che spiegava esattamente la percentuale molto alta per i diplomatici di alcuni paesi, quasi nulla per quelli di altri, era il livello di diffusione della corruzione. I paesi più corrotti erano quelli cui i diplomatici lasciavano tranquillamente la macchina dove capitava. Purtroppo vi lascio immaginare dove lasciavano i nostri rappresentanti all'ONU. Quindi i valori contano perché orientano dall'interno, sono come dire la bussola che orienta dall'interno le scelte individuali, quindi le porta a privilegiare condotte oneste o condotte corrotte, ma conta anche per un altro motivo, perché stiamo parlando anche di valori sociali diffusi. Questa variabile che il dottor Morosini giustamente chiama. Se noi abbiamo in Italia un Parlamento con un percentuale di pregiudicati che neanche nei quartieri più degradati di Scampia, a Napoli, leggermente ridotta nell'ultima tornata, ma ancora estremamente alta. Se i partiti fanno finta di darsi un codice di autoregolamentazione, ma poi, dato molto parziale, 43 li candidano, e cosa ancora peggiore, con reati che vanno dall'associazione mafiosa allo spaccio di droga, all'usura e così via, 11 vengono pure eletti. Se gli imprenditori ci mettono tanto tempo, e poi la cosa che mi è stata data come se fosse quasi un atto eroico, a sancire che i loro colleghi, i imprenditori che pagano il pizzo, vanno esclusi da Confindustria, ma non si sognano neanche, infatti quella cosa viene applicata con molte resistenze per così dire, però poi non si sognano neanche di espellere i propri associati che pagano le tangenti. Una cosa del genere non saltano. Quindi se manca questo controllo sociale diffuso, che è un controllo popolare, i cittadini eleggono i propri rappresentanti, i propri amministratori corrotti, purtroppo li votano, e non soltanto quando si ritrovano in liste, come dire, bloccate, li eleggono anche come nel caso delle amministrative quando devono mettere una preferenza, li eleggono come nel caso sono alle elezioni del 2001 quando questi soggetti sono già condannati in via definitiva per reati di corruzione, era un collegio nominale. Un candidato fu eletto, il giorno dopo fu arrestato perché c'aveva una condanna definitiva, i cittadini l'hanno votato, l'hanno preferito all'altro. Quindi se mancano queste dimensioni di controllo dal basso, perché i valori sono questi, è chiaro, evidente che la lotta alla corruzione rischia di essere appunto una cosa da radical chic, forse. La corruzione riguardo a, come dire, poi chiudo, forse mi sto dilungando un po' troppo, la mercificazione della donna e il corpo della donna usato come tangente, non è una peculiarità italiana. Io sto completando una ricerca proprio di confrontare i modelli di corruzione che abbiamo utilizzato per spiegare il fenomeno in Italia con quella realtà, l'evidenza che emerge nel contesto internazionale, e la quantità di merci di scambio che possono essere usate come tangenti è pressoché illimitata. Ogni cosa che come dire di utilità può essere usata, e naturalmente il corpo della donna rientra in questa fattispecie. Quello che posso dire è che questa dimensione entra in gioco, quindi possiamo dire di duplice mercificazione, mercificazione della funzione pubblica e mercificazione del corpo della donna, entra in gioco nei paesi ad alta diffusione di corruzione, questa doppia corruzione, una corruzione al quadrato. E certo che in Italia raggiunge dei livelli di sofisticatezza che sono inquietanti, perché in Italia sono confessioni pubbliche, quindi posso fare la citazione tra virgolette, un noto imprenditore che poi si è riciclato come faccendiere, che spiega tranquillamente ai magistrati in un verbale interrogatorio che lui, sì è vero, era solito pagare certi politici con le donne e di organizzare festini con la cocaina, ma perché lui è cresciuto in un ambiente nel quale il successo economico era tutto, e lui era convinto, e di fatto ci stava riuscendo, che le donne e la cocaina fossero le chiavi, sto citando tra virgolette, che donne e cocaina fossero le chiavi per il successo nella sua attività
imprenditoriale, che poi in realtà diventa un'attività, diciamo, di intermediazione. Ecco, questo è quando, come dire, si ha un completo rovesciamento di prospettiva. E come purtroppo in alcuni casi accade in Italia, si parlava di legalità trascurata, in realtà ci sono tanti circoli viziosi che fanno sì che appunto la corruzione si innesti e faciliti altri tipi di legalità, dall'evasione fiscale agli abusi edilizi, e a loro volta la presenza di questi abusi induca un'ulteriore crescita della corruzione. Quando c'è questa specie di rovesciamento di prospettiva, per cui i comportamenti viziosi vengono premiati a livello sociale, producono successo, i comportamenti virtuosi, al contrario, ostracizzati nel proprio ambiente, sono innumerevoli casi di funzionari onesti, integri, che hanno denunciato la corruzione e sono stati emarginati nella loro carriera. Ecco, quando si ha questo completo rovesciamento di prospettiva, ecco, forse è il caso di iniziare a preoccuparsi, è il caso di, come dire, cominciare a dire qualche nome. La stessa campagna, diciamo una campagna complementare a quella di Avviso Pubblico e di Libera sulla firma contro la corruzione, proprio per sancire un criterio di, che prevede appunto la confisca dei beni corrotti, che prevede finalmente la ratifica della convenzione più volte richiamata dal dottor Morosini, è accompagnata da una campagna che a livello mondiale ha questo slogan: il tuo no conta, può contare. Ecco, opporsi a questo tipo di condotte, anche quando può essere penalizzante, credo che sia l'unica scelta culturalmente e eticamente condivisibile. Grazie. Due battute, perché tantissimo. Intanto, sentendo anche quest'ultimo intervento del professor Vannucci, mi viene in mente un film di Woody Allen, Io e Anni, una battuta di Woody Allen sui politici. Naturalmente non sono tutti così. Woody Allen diceva: i politici hanno un'etica tutta loro, appena una tacca sotto quella dei maniaci sessuali. Era quasi un film del 72, mi sembra, e straordinariamente attuale. Al di là di questo, ci sono stati interventi tutti molto interessanti. In questi interventi ritorna il tema dei valori, dei valori come anticorpo rispetto a tutte le cose brutte che vi abbiamo detto questa sera. C'è stato un intervento poi più sul tecnico, che riguarda i riflessi della privatizzazione sul fenomeno della corruzione. Non sto a parlare di questo, ma vorrei dire che in Italia negli ultimi anni c'è stato un fenomeno di massiccia privatizzazione di una serie di istituti che erano istituti pubblici, e questa privatizzazione naturalmente non ha cancellato quelle condotte illegali, quelle condotte di corruzione che prima si consumavano in qualcosa che veniva identificato come pubblico e che oggi continuano a commettersi e sono nell'ambito di un qualcosa che si chiama privato. Noi non abbiamo una legge specifica sulla corruzione nel settore privato in Italia. Anche su questo versante la Convenzione di Strasburgo del 99 dice delle cose, ma noi, ripeto, l'abbiamo firmata, non l'abbiamo poi applicata con le nostre leggi. Corruzione nel settore privato è un fatto molto semplice. Ad esempio, il direttore di un'agenzia di un istituto bancario che concede un fido ad un cliente non sulla base delle garanzie che il cliente può portare, ma sulla base di un atto di corruzione: ti do una determinata somma, tu mi dai un fido cospicuo. Questa è corruzione nel settore privato. Con le attuali leggi è difficilissima da perseguire. C'è una norma del codice civile che non riguarda la corruzione tra privati, riguarda l'infedeltà del funzionario che oggi opera nel privato a seguito di dazioni o promesse di pubblica utilità. È una norma che ha una prescrizione brevissima, è un reato che non è in grado di denunciare mai nessuno, perché ovviamente i due soggetti sono d'accordo, quindi è difficile anche stabilire chi è il soggetto danneggiato, e quindi sotto questo profilo siamo sforniti di una tutela dal punto di vista penale. Ma al di là di questo, sono tornati nei vostri interventi, nei vostri interessanti interventi,
i temi, il tema dei valori, si è parlato di tutela dell'ambiente. Io ragiono attraverso il prisma, forse angusto, dell'azione di contrasto alle organizzazioni mafiose, e quell'esperienza mi ha insegnato, credo mi abbia insegnato una cosa, che noi siamo portati a pensare ad un contrasto all'illegalità, alla corruzione, nel mio caso, visto personalmente, il contrasto alla mafia, in termini sempre di leggi che pensano quasi esclusivamente alla sicurezza fisica dei cittadini. La legalità in Italia negli ultimi 15 anni si è identificata, soprattutto in una città come Verona, soprattutto in regioni come il Veneto, nella sicurezza della città, nel contrasto alla criminalità diffusa della città. Quando pensiamo all'illegalità rispetto ai messaggi televisivi che ci arrivano, noi pensiamo allo spaccio degli stupefacenti, agli scippi, alle rapine, tutte cose molto gravi, tutte cose in relazione alle quali dobbiamo avere anche una politica decisa e un'azione giudiziaria decisa nel contrastare. Ma non possiamo concentrare tutta la nostra risposta di legalità solo su questo versante della sicurezza fisica dei cittadini, peraltro una sicurezza fisica declinata in un certo modo, perché è una sicurezza fisica che guarda molto all'aggressione dello scippatore o del rapinatore, ma che non si occupa ad esempio dei danni alla salute che possono derivare dalla violazione di norme per la tutela ambientale. Io dico questo, ve lo dico questo con molta schiettezza, mi espongo a questo, diffidate dei politici che quando c'è un problema nel nostro paese gridano in Parlamento e mentre gridano dicono che ci vogliono pene, ci vuole più carcere per certi reati, che hanno in mente come risposta all'illegalità e all'insicurezza solo il carcere, più carcere, più carcere duro. Probabilmente se potessero andrebbero avanti, direbbero pena di morte anche. Non possiamo accettare nel nostro sistema costituzionale un approccio di questo tipo, perché quando noi facciamo una lotta contro l'illegalità, noi non dobbiamo pensare solo alla sicurezza fisica dei cittadini, peraltro una sicurezza fisica che vi ho detto è declinata solo in un certo modo, neanche in maniera compresa. Noi dobbiamo pensare alla sicurezza esistenziale dei cittadini. E la sicurezza esistenziale dei cittadini la si costruisce con ospedali che funzionano, con le scuole che insegnano, che fanno cultura, con il posto di lavoro per le persone. Quando si parla di azione antimafia, il ministro propone questi piani straordinari, è una politica antimafia tra patto e realtà, perché poi abbiamo proposte di legge sulle intercettazioni che vengono a dimezzare le possibilità investigative degli investigatori. Abbiamo degli scudi fiscali che consentono il rientro di capitali illeciti dai paesi stranieri all'Italia. È una politica molto contraddittoria, mi permetto veramente di esprimere con nettezza una critica, ma secondo me c'è un dato culturale sul quale dobbiamo ragionare. Quando pensiamo all'azione antimafia o all'azione anticorruzione, noi non possiamo pensare solo alla sicurezza fisica dei cittadini, che è data dal fatto che lo Stato minaccia delle pene se ti comporti male. Noi dobbiamo pensare alla sicurezza esistenziale. Noi fenomeni come l'illegalità li sconfiggiamo soprattutto con la scuola. Noi abbiamo un sondaggio di 2 anni fa in un piccolo centro della Calabria ad alta densità draghettista, Platini, dove ai ragazzi di 14, tra i 14 e i 18 anni hanno fatto girare un sondaggio in cui chiedevano che cos'è che non volete nella vostra città. Sapete cosa ha risposto l'80% di quei ragazzi? La caserma dei carabinieri. E allora c'è un problema di cultura, c'è un problema di scuola, c'è un problema di educazione. E io credo che i messaggi negativi, di cui ha parlato anche poco fa il professor Vannucci, di cui siamo bombardati, ognuno di noi è bombardato ogni giorno, fronteggiano con una certa impostazione culturale, con la conoscenza. Altro sondaggio, sempre di 2 anni fa, che deve farci atterrire: nei test di ammissione all'università, domanda di cultura generale, chi ha ucciso Giacomo Matteotti,
molti diplomati che quindi aspiravano al primo anno dell'università hanno risposto che hanno messo la crocetta su chi ha ucciso Giacomo Matteotti, hanno messo la crocetta sulla risposta alle Brigate Rosse. Allora io credo che per un'azione vera di contrasto all'illegalità bisogna partire da passaggi fondamentali per la costruzione della nostra società, e in questo la scuola è decisiva sia nelle regioni del sud che nelle regioni del nord. Grazie. Grazie a Giorgio Morosini, ad Alberto Vannucci per essere stati con noi, per aver parlato molto chiaro. Grazie a voi, l'appuntamento prossimo è il 10 e l'11 di marzo con Damiano Tommasi e Sandro Donati, dove parleremo delle regole del gioco e il gioco delle regole, quindi legalità nel mondo dello sport. Grazie a tutti e buonanotte.